Siamo in compagnia di Domenico, direttore generale, diciamo così, del portale notteinsonne.it. Allora Domenico, innanzitutto parliamo un attimo del portale notteinsonne.it. Cos'è, come nasce e cosa vuol proporre? Allora, innanzitutto un ciao a Roberto Nofri, che saluto, e a Video One, nonché lo staff di Night and Day TV. Beh, il portale Notte Insonne nasce circa 6 anni fa al SIB di Rimini, dove abbiamo esposto con il nostro stand, e da lì è cominciata un'avventura che dopo 6 anni ancora, diciamo, continua ad evolversi. E il portale si occupa prevalentemente di informazione a carattere musicale per quanto riguarda gli eventi. Offriamo anche servizi agli operatori del settore, soprattutto a DJ, PR, ma anche musicisti, con la nostra virtual agency, e offriamo anche servizi ai gestori dei locali. E l'idea del DJ Wave and Producer Contest nasce appunto da questi servizi che noi offriamo a questi operatori del settore. E stiamo cercando con questa prima edizione di lanciare un evento che poi ogni anno si ripeterà e darà visibilità e sempre nuove opportunità a chi comincia o a chi già è affermato in questo campo. Perfetto, allora non mi resta che augurarti una buona serata e farti tanti tanti complimenti sia per il portale che per l'iniziativa. Grazie, un saluto a Roberto, che spero di averlo presto come ospite nei nostri eventi e nelle nostre manifestazioni. Ciao Robby. Ciao Robby. Cesare M, finalista della categoria producer e categoria DJ. E allora, come sei venuto a conoscenza del nostro progetto, ma soprattutto come ti sei trovato a essere parte di questo progetto Notte Insonne DJ Wave Contest? Allora, sono venuto a conoscenza del vostro progetto tramite internet. Ho visto, insomma, molta pubblicità su internet e ho visto, mi sembrava una cosa serissima e quindi mi sono iscritto. Essere parte di questo progetto. Mi sono trovato benissimo perché siete tutte persone professionali e apprezzate molto la musica dei vari DJ che ci sono in Italia. Cesare, tu vieni da? Io vengo da Firenze, anzi in provincia di Firenze, precisamente da Fucecchio. Perfetto, sei arrivato quindi in finale sia per la categoria producer che per la categoria DJ. Quindi tanti in bocca al lupo. Crepi il lupo. Ok, Cesare M. Buonasera dal vostro Marco Mauro, qui dal Maccheroni di Latina, in occasione del finale del DJ Wave Contest. Abbiamo l'onore di avere come guest star Massimo Cominotto. Buonasera Massimo. Buonasera, buonasera. E allora, io inizierei con una domanda un po' personale che comunque si lega al discorso lavorativo. Che hai fatto quest'estate? Quest'estate sono stato resident al Cocorico Riccione e oltre ad aver fatto un tour per i principali locali italiani e diverse date in Spagna, tra cui il Pacià Palma de Mallorca. Una piccola domanda legata alla serata. Questa è comunque una gara per DJ emergenti, per producer emergenti. Come ti vedi in veste di padrino, visto che poi sei il presidente della giuria? Ma è sempre un piacere vedere i tanti ragazzi che vogliono affrontare questo tipo di mestiere e lo fanno con tanto entusiasmo e soprattutto tanta umiltà, che è una delle qualità necessarie in questo mestiere, soprattutto per cercare di arrivare a dei risultati. Bene, allora ringraziamo Massimo Cominotto, guest star del DJ Wave Contest qui al Maccheroni di Latina. Ciao. We'll be right back.
Maradona GVM. Non c'è che premiare il producer che vince la gara per il giro del contest 2006, categoria producer, vince il Florida Orange! Ha acceso le M sul palco per ritirare il premio. Acceso le M che tra l'altro mi ha confidato, adesso finalmente possiamo fare questa dedica, e lo fai tu. No, questo disco è dedicato a una persona a me molto cara che sta soffrendo ora sul lettino di ospedale. E questo disco si è proprio preso ispirazione da questa donna che sta malissimo in questo momento. Ciao Nadia! E allora con questa dedica e con l'onore al vincitore della categoria producer chiudiamo il DJ Contest 2006, ancora di notte insonne, ancora di trend, grazie anche al Maccheroni di Latina che ci ha ospitato, e diamo appuntamento a Video One ovviamente, soprattutto a Video One, grazie anche a Radio Orion, radio ufficiale della manifestazione, e vi diamo appuntamento ormai al prossimo DJ Open Contest 2007. Grazie agli amici di Video One, grazie a tutti, ciao! Uh-huh.